Giulio Peruzzi dall'impianto sportivo Luciano Giunti dell'Olmo Ponte, eccoci qua per commentare i movimenti di mercato della Serie D. Intanto Giulio, ti ringrazio per la tua disponibilità verso Sport a chilometro zero. E sicuramente in questi giorni è caccia aperta l'attaccante ex Siena Lunghese Giacomo Lucatti, l'attaccante che farebbe davvero la gioia di tanti allenatori e di tanti tifosi. Sì, innanzitutto buonasera e ben ritrovati a tutti. Un attaccante che sicuramente dà piena affidabilità, è un attaccante che fa reparto, un attaccante che fa salire la squadra, un attaccante che realizza. Perciò tutte queste caratteristiche fanno sì che molte società del campionato nazionale dilettanti vorrebbero accaparrarsi le sue prestazioni. Per ora, credo, almeno fino a qualche giorno fa, era ancora sul mercato, ma credo che ci rimarrà per poco e naturalmente dopo lui stesso deciderà quale sarà la soluzione per lui migliore. È naturale che chi si accaparrerà Giacomino Lucatti sicuramente sa che c'è un aspetto realizzativo abbastanza importante. Pensa in grande il Badessi, infatti il suo direttore sportivo Francesco Stanzoni ha dichiarato nei giorni scorsi che le Badesse può fare grandi cose anche in Serie D. La promozione non li ha pagati. No, anche qui partiamo da una conferma del tecnico Guarducci, dalla conferma di alcuni calciatori che facevano parte della passata stagione delle Badesse in eccellenza. E naturalmente ci sono stati anche qui degli inserimenti validi e naturalmente società importante e naturalmente sarà l'obiettivo delle Badesse di fare una bella figura in questa nuova esperienza del campionato di Serie D. In tema di mercato la Pianese rincorre un difensore, ma tu pensi questa i bianconeri, insomma, dopo l'anno passato in Serie C, la retrocessione cocente ai playout, sarà in grado di calarsi nei panni della categoria in fretta? Ma io credo proprio di sì, perché conoscendo il direttore Pagaggini, conoscendo la società, vedendo che opera sempre in modo oculato, sempre a reperire giocatori anche con una certa esperienza, ma con i stimoli giusti, sempre anche salvaguardando l'aspetto economico, è riuscita sempre a ben figurare fino alla grandissima promozione in Lega Pro. Poi c'è stata purtroppo la retrocessione, però credo che non intacchi il modo di operare della società e sicuramente io sono dell'idea che la Pianese farà una bella figura nel prossimo campionato di Serie D. Non si ferma il San Donato Tavernelle che tessera il giovane classe 2000 Samuele Guiligiardi, però nell'insieme si ha l'impressione che questo qui, il gruppo di Paolo Indiani, sia un gruppo molto giovane. Sì, a quanto abbiamo sentito dal direttore Picchierai, dallo stesso Paolo Indiani, dalle loro esternazioni riguardo alla costruzione della rosa e riguardo agli obiettivi, sembra che ci sia un programma biennale, un programma dove il primo anno dovrebbe essere un anno, non dico di transizione, un anno sempre per poter far bene, ma non con l'obbligo di centrare il passaggio di categoria, cosa che molto probabilmente sarà cercato nel secondo anno. A Gavorrano Filippo Vetrini porta Federico Ampollini, classe 2000, 16 presenze in Serie C con il Rende, e probabilmente questo è un giocatore che diventa un lusso per la Serie D. Sì, Gavorrano, qui parliamo di obiettivi e un discorso diverso rispetto a quello che abbiamo fatto per il San Donato, dove qui a Gavorrano, come l'anno scorso, c'è anche quest'anno l'obiettivo di competere a livelli altissimi in questo girone, che poi vedremo come sarà composto. Naturalmente questo lo fa capire anche i tipi di interventi sul mercato, i tipi di inserimento, i calciatori che vanno a ricercare, che va a ricercare Vetrini e la società stessa. Questo fa appunto presagire il fatto che il Gavorrano vorrà lottare fino alla fine per cercare di passare di categoria. Ambizioni importanti ce l'ha anche il Grassina con il presidente Zepponi, che ha dichiarato che dopo il terzo posto dell'anno scorso ci sono tutti i presupposti per migliorare quella posizione di classifica.
Ma il presidente naturalmente fa bene a stimolare e a pensare questo. Naturalmente ha delle basi per far sì che questo sia vero. In che senso? Nel senso che ha mantenuto anche qui un gruppo valido, confermato dalle prestazioni della passata stagione, con degli inserimenti oculati da parte del tecnico, preparato anche lui stesso e sicuramente che ha fatto un'ottima impressione nella passata stagione. Perciò tutto questo fa pensare al fatto che il Grassina, come ha affermato il presidente, possa sicuramente partecipare a un campionato di vertice. Lunedì ha iniziato la preparazione anche il Trestina di Marco Bonura, altra formazione che vuol dire, può dire la sua in questo campionato di Serie D. Sì, il Trestina, come ci ricordiamo bene, ha inserito diversi giocatori e anche esperti, con la conferma del capitano Gramaccia, l'inserimento del centravanti Essussì, altro elemento di provata esperienza, con alle spalle tante tante reti fatte nei vari campionati di Serie D, Sansepolcro, Montevarchi. E il Trestina è un'altra compagine che sicuramente darà del filo da torcere a diverse formazioni e non credo che l'obiettivo sia quello di fare un campionato di vertice o di primissime posizioni, però sono sicuro che sarà una squadra che darà del filo da torcere a tante formazioni e si leverà anche delle belle soddisfazioni. Per concludere, due parole su San Giovanese e Montevarchi che da circa 10 giorni hanno ripreso la loro preparazione. San Giovanese Montevarchi, anche loro partono con i presupposti di cercare di, naturalmente, di eliminare subito pensieri negativi che fanno parte della bassa classifica. Vedo il compito della San Giovanese un pochino più difficile, rispetto a quello del Montevarchi, ma soprattutto per un motivo che è quello di una continuazione di lavoro iniziato l'anno scorso e svolto molto bene da mister Malotti, cosa che magari a San Giovanni invece c'è stato il nuovo arrivo di mister Agostino Iacovelli, il quale dovrà naturalmente conoscere, vedere, guardare e naturalmente avere un pochino meno tempo rispetto al tecnico montevarchino Roberto, il quale invece ha dalla sua il fatto di conoscere già tantissimo sia l'ambiente che la squadra stessa. È normale che poi dopo il campo darà Il sicuramente suo le sue verdetto, insomma. risposte. Bene, ti ringrazio Giulio, come ringraziamo l'Olmo Ponte per l'ospitalità presso il Centro Sportivo Luciano Giunti. Ci ritroveremo la prossima settimana, ritorneremo al nostro Bar Charlie per parlare di eccellenza, promozione e serie Grazie a tutti e buona serata. D. E grazie a quanto ci hanno seguito fin qui. Grazie a te.